siamo pronte a costruire Appanasana a terra. Con questa posizione andiamo ad allentare le tensioni nella parte bassa della colonna. Cominciamo con la colonna bene appoggiata a terra, le ginocchia piegate, i piedi appoggiati al pavimento, le braccia lungo il corpo con il palmo delle mani rivolto a terra. All'inspiro dolcemente solleviamo le braccia e le portiamo oltre la testa. Agganciamo le mani e sentiamo l'allungamento di tutta la colonna. Il centro del nostro capo sentiamo che allunga verso la parete dietro di noi. Il sacro allunga verso la parete davanti a noi e nel mezzo c'è la nostra colonna che si distende. Dolcemente poi portiamo le ginocchia al petto, prima una e poi l'altra, e le andiamo ad agganciare con tutte e due le mani. Le mani sono forti, le braccia forti, mentre invece cominciamo a rilassare completamente le gambe, l'addome, il bacino e la colonna vertebrale. Facciamo qualche movimento per massaggiare maggiormente la colonna, quindi all'espiro tiriamo dolcemente le ginocchia verso il petto, all'inspiro lasciamo un po' andare. Espiro, le ginocchia scendono verso di noi, inspiro, lasciamo andare. La prossima volta, poiché le ginocchia scendono verso di noi, le teniamo e di nuovo con le braccia forti andiamo a rilassare tutto il resto del corpo. Lasciamo libero il respiro addominale e sentiamo che il respiro addominale profondo va a massaggiare anche la parte posteriore della colonna vertebrale. Il sacro e la lombare si distendono e si rilassano. Possiamo utilizzare questa posizione per tutta la gravidanza e in particolare nei momenti in cui abbiamo bisogno di rilassare la colonna vertebrale. Per uscire dalla posizione, quando per noi il tempo sarà sufficiente, semplicemente riaccompagniamo a terra prima un piede e poi l'altro. Le braccia sono lungo il corpo e possiamo ascoltare gli effetti di questa posizione. Le altre posizioni le guardiamo sul sito siamodonne.it.